l'arbitro, signor Sgargiolo, ecco ora da il via all'inizio della partita. Palla che rimbalza, presa da Meme, che viene placcato prontamente. Ora Singh. Innocento prende subito un calcio contro per un tenuto di Singh, che non riesce a dare la palla a disposizione ai suoi compagni. Ecco, vediamo, parte la rincorsa e il calcio è dentro. Romagna passa in vantaggio per 3-0 con l'estremo Righi Matteo, il numero 15 romagnolo. Vediamo che ora l'arbitro concede un calcio di punizione per, diciamo, affossamento e cedimento della nostra prima linea. Ecco, la palla viene calciata in touche sull'ultimo uomo. Serafini la prende agevolmente, palla che viene trasmessa tra i tre quarti. Bravo Meme, che finta il passaggio e ora si invola verso la meta. Bravissimo Meme, meta per Rugby Noceto, con passa all'ottavo del primo tempo. Il Noceto segna la meta con Passera, che approfitta di un buco che è riuscito a creare grazie all'inserimento in superiorità numerica. Bravo, è una ottima finta. E l'intramontabile Meme segna ancora. Oggi sostituito in campo da Mattia Saccomani nel ruolo di capitano. Vediamo Romagna che retrocede. E ora l'arbitro fischia il tenuto al giocatore romagnolo, che era solo in mezzo alle magliette gialle nocetane che cercavano di strappargli la palla. Ecco, ora la mischia è formata. Vediamo Alex che introduce. Noceto crolla ancora, questa volta una volta per uno l'arbitro vi dà il calcio a favore del Noceto. Io vi dico sinceramente, dalla mia postazione non sono riuscito a capire il fallo di mischia di adesso, né tantomeno quello di prima, ma l'arbitro è lì sulle due formazioni, senz'altro avrà visto lui bene le sanzioni che ha fischiato. Ancora Ferrarini che calcia in touche e dà fiato ai propri compagni, andando a giocare più o meno con una touche all'altezza dei 10 metri dalla metà campo romagnola. Proprio sotto di noi si sta effettuando la touche. Vediamo Saccomani che fa il lancio sull'ultimo uomo. Bravo Serafini, prende a due mani, trasmessa tra i nostri tre quarti. Il Linca viene placcato, però mette a disposizione la palla che esce prontamente. Ancora Ferrarini che calcia più o meno sui 22 e ora si torna indietro per un calcio a favore del Noceto, per un fuorigioco durante l'azione precedente. Ecco la palla che è fuori. Saccomani che cerca lo sfondamento, viene placcato sempre più o meno all'altezza della metà campo romagnola. Ora Boccalini che tenta la percussione, viene anche lui placcato dopo aver percorso 5-6 metri. Ora viene fischiato un fallo al Noceto per tenuto, e pure verrà probabilmente dato un richiamo ufficiale alla nostra squadra. In avanti da parte di Alex Negrello. L'arbitro fa continuare il gioco per il vantaggio. Vediamo se riescono. Ora un altro fallo commesso
per un placcaggio irregolare commesso dal nostro giocatore che non ha corretto, che non ha sì, chiuso, sembra correttamente placcaggio. Vediamo. Ora un altro giallo per l'altra prima linea nocetana, per Singh. I romagnoli che cercano, bravo Malinowski, sembra aver rubato il pallone. La posizione centralissima, tenta ancora, si trasforma al 40esimo Romagna. Ecco, finalmente l'arbitro si accorge. Dopo 7 minuti di recupero fa terminare l'incontro. Grazie nonno. Ecco calcio d'inizio in questo istante. È iniziato il secondo tempo. Ecco Boccalini, ottima, bravo, mette a disposizione la palla, viaggia dai tre quarti, Malinowski per Greco, vediamo, è riuscito a fare il buco e va a segnare quasi sotto i pali, ottima marcatura di Corrado Greco, no scusate, Raffaele Greco, Corrado è il papà che saluto perché senz'altro si starà guardando da lontano. Bravo Corrado, hai fatto segnare il tuo figliolo, dimmi che gli hai mandato un messaggino tra il primo e il secondo tempo. Ora il Noceto è riuscito a segnare tre quarti, ottimo il placcaggio di Iuri, di Gabelli, forse è stato il gallo. Ottimo ora il placcaggio di Saccomani unitamente a De Maldè. Bravi ragazzi, stanno mettendo la grinta che occorre per sostenere l'impegno di questo incontro. Ora c'è un calcio preso veramente in maniera stupida. Vediamo il calcio preciso del mediano romagnolo. Palla ancora per i tre quarti, Ferrarini, ottimo il l'offload di Ferrarini. E ora grande meta del Noceto. Bravo Ilinka, sembra Ilinka che ha segnato dopo un'ottima percussione degli avanti nocetani, tutti bravi nel rispondere al calcio. Va bene ragazzi, vediamo Alex, dai Alex, speriamo sia l'ultima mischia. Ecco sì, sembra vinta dai nocetani. Bravo Vito che mette la palla a disposizione. Ecco Ferrarini, bella la palla lunga, ma l'ennesimo passaggio in avanti ed ora l'arbitro fischia la fine dell'incontro che ha visto il Noceto prevalere con non poca sofferenza nei confronti del Romagna Maidomo. Noceto 17, Romagna 9, e Romagna vi ricordo che era, proveniva da un'importante vittoria nella prima giornata
ottenuta ad Arezzo ai danni di una delle squadre che sembrava più in forma del campionato. Scozzesi che è qua, ha promesso che in caso di esito che non diciamo andremo tutti in Spagna, tutti a Ibiza. Eccoli i nostri ragazzi, bravi nocetani che trasmettono il nome di Noceto e lo tengono alto in tutta Italia per ora. In futuro forse ci sposteremo anche all'estero, dove sappiamo che ci sono parecchi sostenitori che approfitto per salutare e ringraziare. E bravi comunque a tutti che hanno saputo soffrire e mettere in campo il cuore che ha sopperito alla lucidità mentale, però col cuore si arriva sempre ovunque. Bravi i nostri ragazzi dal primo all'ultimo che hanno saputo tenere stretta coi denti una vittoria a nostro giudizio meritata. Allora amici nocetani, vi ricordo l'appuntamento fra due settimane, dove saremo impegnati sul campo di Pesaro, altra piazza molto difficile che ambisce pure lei ad accedere ai play-off promozione. Vi saluto tutti e vi ringrazio. Il nostro Claudio vi rimanda al nostro sito dove potrete trovare in settimana gli highlights della gara. E vi saluto ancora nuovamente e vi auguro una buona quaresima. Ricordatevi che siamo in quaresima, bevete poco. Ciao a tutti da Cesena, da Claudio, Gino e da tutta la compagnia.